Bravi ragazzi, e diamo il benvenuto a Sydney Zoltak. Ciao Sydney, ci siamo visti poco fa, questa mattina hai portato il bel tempo. Voglio ringraziare la città di Sellino e il vice sindaco Paolo Carrara di invitarmi. Sono molto contento di essere qui e vedere tutte le studenti che sono venuto qui a festeggiare con noi. Allora, grazie ancora per l'accordo e vorrei dire che la gente di Sellino per me erano sempre bravi, gentili e sono rimasti così e sono sicuro che quando ritorno la prossima volta lo troverò ancora le bravi cittadini di Sellino. Allora grazie. Grazie Sydney, allora ci accomodiamo così presento anche gli ospiti. Ragazzi intanto buongiorno, coi primi giorni di scuola. Grazie di essere qua questa mattina. Credo che la storia di Scesopoli tanti di voi la conoscono molto bene e mi auguro che qualcuno di voi si sia appassionato e che in questi mesi o anche durante l'estate abbiate raccolto quello che il comune sta cercando di fare in questi anni, ossia la memoria. Oggi con me ho degli ospiti, c'è anche qualche persona nuova perché ogni mese che passa le notizie sono sempre più ampie, si allargano, c'è sempre più interesse. Questa mattina poi, siccome poi hanno anche un altro impegno, faccio dire alcune parole importanti da parte di delegati del FAI, che se avete ascoltato in queste ultime settimane stiamo raccogliendo proprio delle firme per salvare la colonia, per salvare la memoria. Per cui vorrei qui con me Roberta Tajocchi e Claudio Cecchinelli, rispettivamente delegato giovani FAI Bergamo e capo delegazione FAI Bergamo. Quindi speriamo che questa raccolta firme raggiunga livelli notevoli e importanti e che Scesopoli sia nota a livello locale e a livello nazionale. Claudio. Grazie mille innanzitutto per essere qui, per aver accolto il vostro invito. Grazie mille a Sydney che ci porta alla memoria di questo luogo straordinario. Bellissimo che sia nato un comitato per la memoria di Scesopoli, importantissimo che un luogo che forse non è bello, perché a volte si collega al luogo del cuore, all'idea di bello, di artistico, ma un luogo che è straordinario per ciò che rappresenta, sia portato all'attenzione di tutti. Voi siete i custodi della memoria di Scesopoli, oggi siete qui per ascoltare, per imparare e per riportare. Avete la fortuna di avere in casa un posto davvero particolare, un posto di cui non si deve perdere la memoria. Sono convinto
che grazie all'amministrazione, grazie all'impegno di chi comunque continua a girare il mondo e a ricordarci che cosa è accaduto nella nostra storia, voi potrete far tesoro di quanto accaduto e davvero impedire che accada di nuovo. Grazie mille ancora per essere qui, grazie per aver portato il sole. Buona giornata a tutti. Grazie per essere venuti a Selvino, buon rientro e ci rivediamo presto, visto che stamattina abbiamo parlato di cose importanti, cose future affinché la memoria di Cesopoli continui. Grazie, grazie ancora. Sono delegati fai, se non firmano loro sarebbe grave. Continuiamo, visto che il tempo sarà rapidissimo e vogliamo proprio lasciare la parola a Sidney per raccontarci la sua esperienza. Vado in ordine, così non dimentico nessuno. Porto i saluti di Cavallarin, che stamattina non è potuto essere qui con noi. Lo ritroveremo sicuramente poi lunedì a Cremona per un'importante altra iniziativa che riguarda Sidney e riguarda anche la nostra colonia di Selvino. Bernardino Pasinelli, archivista, da tanti anni si sta impegnando, ormai credo anche voi lo conosciate. Grazie per il prezioso lavoro. Enrico Grisanti, anche lui fa parte del comitato FAI. L'avrete visto sicuramente quest'estate la raccolta firme, la maggior parte delle firme le raccolte Enrico, c'è da riconoscerlo, per cui grazie dell'impegno, oltre che villeggiante, si sta adoperando insieme al comune. Aurora Cantini, grazie alle sue poesie, anche lei fra poco ci deve lasciare per un altro importante appuntamento in provincia di Milano. Ti lascio poi la parola, visto che poi devi scappare. Walter Mazzoleni, anche lui lo conoscerete, ultimamente l'abbiamo visto sulla Rai, vero Walter? Non l'hai visto? Sì, che l'hai visto, per cui un altro prezioso contributo dal vivo, insieme agli ex bambini, un altro bambino, un Cimilio. Per cui una preziosa testimonianza, quindi grazie anche a lui di essere qui questa mattina con noi. Io lascerei la parola a Aurora per un saluto, per ricordare quella poesia con cui abbiamo accolto Sidney a settembre, quindi parliamo proprio di un anno fa. Grazie. Sono legata a Cesopoli per vari motivi, oltre al fatto che comunque sono poetessa e narratrice. Mio nonno era tra i muratori che hanno costruito Cesopoli, quindi sono cresciuta con questo attaccamento personale alla costruzione di Cesopoli. Il mio coinvolgimento è sempre stato a livello del cuore, perché mi hanno sempre colpito molto questi bambini con la valigia. E infatti la mia ultima opera letteraria, che oggi pomeriggio presento a Cinisello Balsamo, è il romanzo Il bambino con la valigia rossa, dove Sidney, praticamente siete voi quelli che mi avete dato l'ispirazione. Vedere, immaginarvi davanti ai cancelli di Cesopoli con la vostra valigia mi ha dato motivo di dare voce ai bambini senza sorriso e senza famiglia. Questo mio contributo personale è in poesia, Sidney, forse voi ragazzi l'avete già sentita, la mia composizione realizzata l'anno scorso per l'anniversario. Io oggi la dedico a voi ragazzi, ma in particolare ai bambini di Cesopoli in questo anniversario, tra cui Sidney. Grazie. Anniversario Cesopoli 1945-2015. Sono passati i giorni e gli anni. Tanta neve è caduta sui sentieri dell'immenso parco e mille foglie d'autunno hanno accarezzato la solitudine di quelle vecchie mura. La pioggia ha rigato come lacrime le vuote finestre che ancora tremano al vento freddo di gennaio. L'enorme palazzo
è ancora là, poco dietro i nostri ricordi, guscio vuoto di una vita ritrovata e perduta. Sono passati gli uomini e le loro storie. Tanti bambini sono volati oltre l'azzurro, oltre il tempo. Di loro solo gli occhi spiccano ancora lucenti dietro le fotografie ingiallite. Una cornice sbiadita a far da scudo all'orrore. La Cesopoli offre il suo passato lacerato fino al cuore, trafitto dal filo spinato. Ombre e luci che cercano speranze di bimbi sulle pareti sbrecciate. Laggiù, sull'arco fondo della vita, palpita un giorno nuovo da costruire insieme. Le mani di migliaia di piccoli cuori sempre intrecciate. Auguri a tutti. Grazie ad Aurora Cantini. So che devi scappare, devi andare a Milano, per cui in bocca al lupo per oggi pomeriggio. Grazie ancora di essere con noi. Allora, nel frattempo, Sydney, è arrivata una persona che siamo riusciti a rintracciare ben volentieri, un volto nuovo per la storia di Cesopoli, importante, con cui abbiamo iniziato la prima conoscenza, per cui l'ho conosciuto anche io dal vivo questa mattina. Abbiamo con noi, lo vedete, in parte Bernardino Pasinelli, Don Peracchi. Don Peracchi è nipote del Don Peracchi che era parroco durante il periodo di Cesopoli ebraica, per cui dal 45 al 48 il parroco di Selvino si chiamava Don Peracchi. E noi abbiamo qui con noi questa mattina, per la prima volta, Don Peracchi. Per cui a lei la parola. Sono appena arrivato da una casa dove c'è un'immagine, una certa signora Irene. C'era qui il figlio Giancarlo, e la Irene per me, con il bambino, allora era 45-47, era come una mamma, perché da lei andavo a prendere le sigarette per lo zio e anche le caramelle da me, e giravo su e giù da quella stradicciola. Allora un ricordo, poi arrivo alla faccenda degli ebrei. Mi ricordo che qui dietro, dove avete fatto il fiume, c'era una buca abbastanza profonda, e noi venivamo durante l'intervallo della scuola a scivolare senza niente, perché c'era il ghiaccio bellissimo. Poi si tornava a scuola, si prendeva qualche sculacciata dall'insegnante, perché eravamo stati a scivolare nell'intervallo, pensate, 10 minuti dalla scuola su, venivamo giù e andavamo a scivolare.